Ciao ciao, bacioni enormi dalla vostra Nika. Eccoci qua arrivati nel video dove andremo ad aprire, sarà un mega unboxing di tre buste sorpresa che ho acquistato da Tiger, che adesso ve le faccio vedere. Una e c'è scritto ufficio ed è pesantissima, qua c'è scritto arte, anche questa è molto pesante. E poi c'è la terza che è un pochino più leggera. Io direi di andare ad aprire questa che sembra più deludente, che è quella più leggera. Cominciamo con questo mega unboxing di queste buste sorpresa. Vediamo se servirà la forbice oppure si aprono senza problemi. No. Però qua è stato messo dello scotch. Io non... Ah, però su tutte. Non è che mi hanno fregato e questa era stata aperta. Perché è troppo leggera. Ok, che costano 3 euro l'uno. Lo so che non si può pretendere dentro le super meraviglie o che si aprano tipo borsa della Mary Poppins e esca mezzo Tiger intero. No, lo so anche io, ne sono consapevole. Però sai, ci speri sempre che ci buttino dentro qualcosina. Allora, prima, andiamo a aprire la prima. Vediamo cosa c'è. Vi faccio vedere a voi prima, poi guardo io. Guardate dentro. Taratara. Vedo qualcosa che potrà far piacere a mia figlia sicuramente. Allora, c'è un... come si chiama? Un piano da lavoro per fare i pisla in questa. Poi c'è sto coso. Che schifezza è! È un fiacco. Vabbè, ci farò una clip, per carità. Ma e cosa mi va messo questo qua? Ma un fiocco da bomboniera. Vabbè. Come va a me? Ah, è anche autoadesivo, capito? L'attacco impostazione. Se era rosa tutto era meglio. Un fiocco costerà quanto questo coso qua? 1 euro? Questa costa la cosa? 2 euro? Forse 1 euro? Non lo so. Vabbè, a 3 euro ci siamo. E poi c'è ancora una cosina. Colla! Anche rotta! Che sedere enorme, guardate che bello. Anche rotta, però vabbè. Piena e piena, forse per quella l'hanno buttata dentro, perché a venderla così non la vendono. Va bene, prima busta, mega fregatura. Non si può pretendere mica, dai, da 3 euro. Andiamo ad aprire subito la seconda. Questa è pesantissima, c'è scritto ufficio, vediamo. Anche questa però è stata chiusa con lo scotch. Boh, vediamo. Vi faccio vedere. Ancora folle, ho visto. Farò la scorta di colla vinilica. Qui ho trovato, dai, quadernino, che questi costano 2 euro di solito. E questo qua non l'avevo preso tutto glitterato quando c'era nella collezione. E adesso capisco comunque perché è stato messo dentro, Perché qui così, qui mancano le righe. Qui è stato stampato proprio ed è schifo. Qua c'è una stampa rigata, qua no. Ah, ecco perché, bravi Tiger. Complimentoni, Fisk. Ok, qua è una busta sorpresa 3 euro, ma complimentoni buttare dentro le cose rovinate. No, non mi sta bene. Però, guarda, tutto stampato male, ma che bello. Lo useremo per la brutta. Peccato, la copertina era bella. Però dentro che sia rovinato non è che mi garbi molto, Tiger, non guarderai mai questo video, però non si fregano così le persone, perché poi io mi arrabbio, Veramente, uno schifo. Ma anche nella busta da 3 euro, cioè 3 euro una persona li guadagna lavorando, sudando, e veramente mettere dentro un quaderno in una busta sorpresa, perché sono scarti, non vuoi buttartelo via ma lo butti dentro, lo fai comprare comunque a una persona, è un po' vergognoso, però fa niente, dai, va bene così, grazie. E poi vediamo, altra colla, yeah, la scorta di colle, dai. Allora, siamo a, questo mi pare 2 euro, poi 1 euro, 1 euro, siamo già a 4 euro, va bene. E poi, tiri, bella, e la busta è vuota. Allora, questa infatti io volevo comprarla, perché se vi ricordate quando c'era la collezione io avevo comprato quella rosa col coniglietto, quando c'era la collezione di Pasqua, e dai, mi sono ritrovata questa bianca. Adesso capisco anche qui perché, perché è tutta sporca. Dopo andiamo di alcol, perché che schifo, non riesco a capire che schifo sia. Che pazienza che bisogna avere certe volte. Allora, vediamo se almeno scrive, no? Perché mi viene anche il dubbio, no? Meno male che almeno scrive. Sembrerebbe solo un po' rovinata qui, un po' sporca. Però vabbè, dai, carina lei. Poi le colle, vabbè, le colle sono sempre utili. Però, ragazzi, non va tanto bene così,
andiamo a aprire l'ultima busta e speriamo che questa sia più soddisfacente e ancora più pesante. C'è scritto ancora arte. E vediamo queste fantastiche buste a sorpresa di Tiger. Cosa l'ultima ci aspettiamo dentro. Ok, vi faccio vedere anche voi. È molto bella piena, sì, si intravede già un'altra colla. Insomma, queste colle qua proprio non vi vanno, ma hanno scadenza per caso, che le buttate dentro tutte così. Scadono? Tiger, scadono immediatamente? No, perché buttate dentro così si vede che proprio la gente... O questa è stata aperta forse? Meglio ancora, ma che bravi ragazzi. Buttate dentro gli scarti, buttate dentro gli scarti. Allora, okay, un'altra colla, yeah! E siamo a 4. E poi sì, dai, vabbè, qua già mi soddisfa di più la cosa, però aspetta, guardiamoli bene, non vorrei che hanno abbiamo buttati dentro, perché sono difettati anche questi. Allora, questi pastelli buttati dentro, così proprio all'impazzire, scatola tutta scassata, e c'è un pastello rotto, vabbè, anche qua, guarda, veramente, cioè, la punta rotta, ok, vabbè, il pastello non è rotto, spaccato. Allora, questi qua dovrebbero essere 12 pezzi, vediamo se magari l'hanno buttato dentro perché mancano i pezzi, 2, 4, 6, 8, 10, no, 12 pezzi, dai, ci sono tutti, ok, vabbè, scatoletta di 12 pastelli, mi va bene, poi questo, dai, questo, ok, la Pasqua è passata, però chissene, carino, con le sue tempere, da poterli colorare, non è male, dai. Porta uovo, ci possiamo appunto, se volete faccio anche un video mentre lo coloro, mentre li pitturo, fatemi sapere, vediamo di far uscire qualcosa di bello da questa mega fregatura. E poi vabbè, gli ultimi, dai, questi non mi ricordo se costavano 3 euro forse, dai, qua già 3, questi forse 2 euro, questi non lo so quanto costano, perciò poi c'era anche una colla, qua già il pacco sorpresa da 3 euro è già più soddisfacente. E queste qua le avevo prese tempo fa, perché le ho ancora lì, e sono queste tipo simil stabilo lì, come possiamo chiamare, simil stabilo, speriamo che almeno scrivono, dai, proviamone ancora un'altra, mica che abbiamo buttato dentro scarti anche qua, no dai. Bene, queste mi sta bene, dai. Allora, diciamo che su 3 scatole a sorpresa, una, quella più soddisfacente, è questa con queste 4 cose. Poi nelle altre, ragazzi, apriti o cielo, veramente, ok. Vi ripeto, sono 3 euro, non si può pretendere. Adesso me lo direte anche voi nei commenti, Nika, su 3 euro non si può pretendere. Ma non sono mica pochi neanche 3 euro. E se io devo spendere 3 euro ma mi butti dentro lo scarto, non farle neanche se scatola sorpresa, perché non mi puoi buttare. Allora a sto punto apri il cestino delle immondizie, buttami le immondizie dentro nel 3 euro della scatola. Adesso non voglio fare la cattiva, perché a me Tiger piace, vi ripeto, è uno dei miei negozi preferiti, ci acquisto sempre. Però un po' di decenza, mi sono rimasta male più che altro per il quaderno, cioè come caspiterina posso usarlo in un quaderno del genere, qua bianche, poi qui parte un po' le righe tutte sbiadite, qua è colorato Ale, qua è torna bianche, qui ci sono, qua non ci sono più, c'è solo un pezzetto in mezzo, non so se si vedrà mai dalla videocamera, però vabbè, pazienza, dai, ho voluto provare, ero curiosa di aprire questa scatola insieme a voi, che per carità qualcosina di decente c'è uscito, perlomeno ci abbiamo 4 colle fino al 2100. E niente, dai, fatemi sapere se anche voi avete provato a acquistare scatole a sorpresa di Tiger. Io avevo già tentato tempo fa, ma l'avevo presa forse, non mi ricordo se 2, forse 3, non lo so, l'avevo aperte divise, non è che non l'avevo prese tutte insieme. Adesso ho detto facciamo un video, facciamo un po' questo pacchetto qua, tutte queste spacchettamento a sorpresa. Però vabbè, dai, qualcosina, sì, di decente c'è uscito. Niente, seguitemi sempre, continuate a vedere gli altri miei video anche insieme in compagnia mia, io sarò qua pronta a rispondermi, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate e vi mando un bacio enorme, ciao ciao dalla Nika.